Salve a tutti, in questa videoguida vi illustreremo come è possibile rimuovere le pubblicità dai video di YouTube. Come potete notare, infatti, molto spesso durante la visione di un video compaiono pubblicità come questa, oppure prima di visualizzare il video vi sono dei veri e propri annunci pubblicitari che non possono molto spesso nemmeno essere saltati. Oppure rimuovere gli sfondi pubblicitari presenti nei video di Vevo. Tutto ciò che ci occorre è quindi l'estensione per Google Chrome, e quindi questa guida è riferita soltanto agli utenti di Google Chrome. L'estensione si chiama SKU Ads e potete trovare il link nell'articolo linkato nella descrizione del video. Quindi una volta entrati nella pagina dello store dell'applicazione, clicchiamo sul tasto aggiungi, quindi aggiungi, aspettiamo il tempo che scarichi e installa l'applicazione. Ecco, l'applicazione è stata inserita. Come potete vedere, infatti, è scomparso lo sfondo del video di YouTube, e se aggiorniamo la pagina possiamo notare la presenza di tre nuovi tasti: Skip Ads, Replace Ads e None. Allora, tramite il primo tasto, vediamo un esempio in questo video, è possibile saltare le video pubblicità presenti che compaiono, diciamo, all'inizio di ogni video. The Infatti, Amazing vedete, Race. come potete vedere in questo caso, cliccando su Skip Ads, I think there's a really good chance. non è partito nessuna pubblicità. Il secondo, invece, vediamo un esempio in questo video, consente di rimuovere, oltre alle pubblicità, ai video pubblicitari introduttivi, anche gli annunci pubblicitari che compaiono da sopra il video. Infatti, aggiorniamo la pagina, cliccando su Replace Ads, Oh, vedete? hey! Non sono presenti più annunci pubblicitari. Con il terzo pulsante, invece, None, vengono visualizzate tutte le pubblicità. E quindi vedete, a questo punto del video Dude, compare di nuovo la ok. pubblicità, e mettendo None ricompare The Amazing Race. la pubblicità all'inizio del video. E con questa la nostra guida è terminata. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci sul sito www.vtech.eu e alla prossima.